subito al primo servizio. Non vogliamo che ci parli l'argomento, vogliamo solo che ascoltiate con attenzione quanto da dirci Daniel. Questo racconto non parla di inadeguatezza o bullismo, non c'è da scherzare perché parla di razzismo. Erano i primi anni delle elementari, dove si imparavano gli elementi primari. L'allegamento era molto singolare, come ovviamente la mia voglia di parlare. Credevo ci fossero tutti per uno e per tutti, ma invece gli accadevano solo episodi brutti. Mi prendevano in giro per il colore della pelle, e le battute su di me non erano tanto belle. Mi dicevano parole che non voglio nominare, ed è meglio che in particolare le lascio stare. Mi sentivo come un puntino nero in un immenso mare bianco, e di sentirmi insultare io ormai ero stanco. Pensavo, se mi controllo magari voglio di cancrena, ma poi ho scoperto che per loro non valeva la pena. All'ultima persona che mi ha provato ad insultare mi ha dato un pugno per le spirito all'ospedale. Ancora oggi venite a scuola carini e sorridenti, ma ora che avete finito di insultarmi, voglio chiedervi siete contenti? Ho deciso di fare questo racconto perché pochi giorni fa, mentre sto venendo a scuola, mi è capitato un evento non molto piacevole. Stavo venendo a scuola come lunedì mattina e a un certo punto ho visto un signore che stava passando con il suo pastore tedesco. Dopo un po' il signore, passandomi vicino, ha detto: "Vai bello, ammazza il negro". Io non credo che sia una cosa molto giusta, perché non mi conosceva neanche. Grazie Dario. Adesso anche noi vogliamo commentare la famiglia. Finché c'è razzismo, c'è guerra. Nessuno deve prendere in giro nessuno, perché ognuno ha i propri punti di vista. Prendere in giro le persone non è una cosa tanto bella, perché se ti prendi in giro te resteresti male e agiresti allo stesso modo. Noi tutti siamo diversi, ma nei nostri cuori siamo uguali. Sono le frasi, le parole che pronunciamo, le azioni che facciamo che ci differenziano dagli altri, non il colore della pelle. Non si prende in giro i bambini di colore perché non sono diversi, quindi va a razzismo. Prima di parlare bisogna pensare perché siamo tutti amici. Per me quell'uomo è stato molto divisivo solo perché mi diava in giro con l'altro. Non bisogna trattare male le persone più deboli. Bisogna volersi bene anche se le persone non sono italiane. Il razzismo è sbagliato perché tutti siamo diversi ma nessuno è più perfetto. Bisogna essere amici di tutti perché si impara. Le persone di colore sono come noi, chi li prende in giro non fa altro che confermare la sua specialità in casa. Per me non mi sembra giusto perché in fondo sono anche loro esseri umani, che giocano, ridono, pensano, quindi è una cattiveria che non fanno altrui. Tutti sono diversi e da questo dobbiamo trarre beneficio. Non bisogna giudicare le persone dal colore della pelle. Se parlano di quei sono stati molto brutti. No! 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 Legato all'unità di antologia storia di animali riguardante problematiche ambientali. Passiamo subito dalla linea ad Andrea e Alessio. In antologia abbiamo svolto l'unità storia di animali e letto molti testi che trattavano il problema dell'inquinamento. Al termine dell'unità abbiamo approfondito il problema dell'inquinamento del mare guardando un cartone intitolato La ricerca di Nemo. Infatti il cartone La ricerca di Nemo ci ha insegnato che non esiste solo il mondo degli uomini. Infatti la natura, che noi così spesso calpestiamo, va assolutamente rispettata. Non tanto perché i pesci e gli uccelli possono fare comportamenti simili ai nostri, ma perché fanno parte di un insieme che dobbiamo assolutamente conservare. Così come dobbiamo sempre ricercare il valore dell'amicizia e della solidarietà, cioè le forze degli affetti. Ma però non bisogna mai dimenticare l'attenzione che si deve avere davanti ai pericoli.
Alessia, passiamo al prossimo servizio. E adesso una riflessione particolare delle attività che si svolgono nella nostra scuola. Grazie Nicole e Daniele. Signori e signore, vi comunico che questa settimana si terrà una fantastica competizione di scacchi, gioco di strategia e intelligenza, che si terrà proprio oggi, 26 febbraio 2013, alle ore 14:15 e finirà alle ore 15:45. Grazie per avermi ascoltato. Ciao a tutti! Chiunque abbia intenzione di cimentarsi con la poesia ha la possibilità di farlo ora più che mai. È tempo di scrivere. Il giornalino dell'istituto invia gli alunni a presentare le proprie opere inedite e sottoporre all'intenzione di una giuria imparziale, formata per metà dai partecipanti del corso di giornalino e per l'altra metà al popolo di Facebook. Inviate dunque le vostre poesie all'indirizzo mail ic.virgilio.castelnuffredo@rai.it oppure caricate i vostri testi sulla pagina Facebook Istituto Comprensivo Castelnuffredo. Le poesie che riceveranno un numero maggiore di mi piace sul profilo della scuola verranno classificate come primo, secondo e terzo posto. Dunque scrivete e senza alcun indugio vi piace. È tempo di scrivere. Vi piace leggere il Corriere della Sera? Beh, sicuramente no, parlo soltanto di omicidi, catastrofi, politica. Questo vi piacerà di certo perché non parla di cose spiacevoli, ma comuni che eventi piacevoli e avventure misteriose dal tipo abbastanza incalzante. Per noi scrivere è essenziale, anche molto importante, perché senza il giornale non potremo seguire gli scoop e le mode del momento. Noi scrittori ci troviamo molto bene nel lato oscuro dei laboratori scolastici e la mattina, quando siamo a scuola, sono tranquilli e silenti, ma di pomeriggio? Chi vuole unirsi al nostro fantastico gruppo può iscriversi all'indirizzo di posta elettronica ic.virgilio.castelgofredo@live.it inviando un'email o contattare direttamente i sottocitati nell'Istituto Virgilio di Castelgofredo. Grazie mille, già la mattina e io. E adesso metto con le bimbine e le bimbine. Buongiorno cari telespettatori, noi siamo le bimbine e Yasuano e adesso informeremo sulle previsioni di Castelgofredo. Arrivederci alla prossima settimana. Grazie telespettatori per averci seguito. Noi ci divertiamo e ci impegniamo tanto per preparare le GF. Un caro